È sotto gli occhi di tutti. Sono tempi difficili per Huawei. Le vendite sono crollate e non soltanto in Occidente, ma anche in quella Cina, in quella madrepatria in cui l'azienda traeva molti dei suoi profitti. Un crollo verticale mai visto prima per un'azienda di telefonia. Oggi siamo a maggio e ancora ci chiediamo che fine abbia fatto la serie P50, sulla quale aleggiano ancora molti dubbi. Ed oggi sono qua proprio per parlarvi di questo, ma prima sigla. Prima di parlare di P50 però facciamo un rapido recap per capire la situazione. Era il 15 maggio 2019 quando l'allora presidenza di Donald Trump annunciava il ban contro Huawei e il suo famigerato inserimento nella Entity List. Da quel momento il caos. Huawei si trova tagliata fuori dal mercato globale, con due grossi limiti principali. Il primo, niente più servizi Google sui suoi telefoni. Il secondo, niente più rapporti con TSMC, l'azienda che produceva i suoi chipset Kirin. Un ban su più livelli. Quello software, il ban da Google, in realtà è quello meno gravoso perché, al contrario dell'Europa, in Cina, che è comunque un mercato enorme per Huawei, i servizi Google praticamente non esistono, visto il ban da parte del governo cinese avvenuto ormai tanti anni fa. Ed infatti inizialmente è proprio in Europa che Huawei vede il primo crollo di vendite, passando dall'essere sul podio uno dei più grandi produttori in termini di vendite a finire ultima nella top 5, superata da dirette competitor come Xiaomi e Oppo. L'altro livello del ban, quello hardware, il ban da TSMC, è quello indubbiamente più gravoso, in quanto colpisce iSilicon, la divisione di Huawei incaricata di realizzare i chipset Kirin che tanto hanno reso famosa Huawei come realtà pionieristica che siamo stati abituati a conoscere. Grazie a top di gamma estremamente potenti, sia in termini di performance che di fotocamere, Huawei è riuscita a conquistare utenti e addetti ai lavori, ottenendo uno status elevato che gli ha permesso di vendere molto in Italia, soprattutto in quella fascia medio-bassa in cui oggi invece spopola Xiaomi. Ma se iSilicon si occupava di creare e ingegnerizzare questi chipset, era poi appunto TSMC a fabbricarli fisicamente, e non potendo più farlo, ecco che arriva la vera batosta per Huawei. Una batosta tale da farla scivolare via dalla classifica in Cina, laddove Huawei aveva sempre predominato, ottenendo quasi la metà dello share di mercato, finendo fuori dalla classifica per la prima volta nella sua storia. E qui mi ricollego a Huawei P50, una serie di smartphone che cade probabilmente nel periodo più sfortunato per un'azienda che è passata dalle stelle alle stalle, finendo praticamente tagliata fuori dal mercato della telefonia globale. E non è un caso che l'azienda stia tentando varie strade, vari piani B, partendo dal mercato degli elettrodomestici, quello degli indossabili, ma passando addirittura per quello automobilistico e si vocifera addirittura quello videoludico. Ma a parte questo, procediamo per step. Anziché darvi la solita lista della spesa delle specifiche, vi voglio raccontare passo per passo come si è evoluta la storia attorno a Huawei P50, anche per farvi capire come mai aleggia ancora un certo mistero. Le prime notizie arrivano a giugno 2020, un periodo in cui le testate giornalistiche iniziavano a sollevare i primi dubbi su quale sarebbe stato il futuro di Huawei, ma l'azienda vuole subito mettere fine a qualsiasi dubbio dicendo sì, stiamo sviluppando Huawei P50, una serie di top di gamma che ha solitamente un periodo di gestazione di circa un anno e mezzo. In quel momento il ban da TSMC era già attivo e quindi ci si chiedeva appunto quali sarebbero stati i chipset che effettivamente avremmo visto sui top di gamma dell'anno successivo, ovvero di quest'anno. E quindi iniziava a farsi strada la voce secondo cui Huawei sarebbe stata costretta praticamente a ripiegare su MediaTek, azienda con cui ha stretto un importante partnership in questi mesi, proprio facendo di necessità virtù data la penuria di chipset. Tuttavia bisogna capire che come iSilicon anche MediaTek in realtà è un chipmaker cosiddetto fabless, ovvero un'azienda che realizza tecnicamente i chipset ma che poi li manda a fabbricare fisicamente ai veri e propri chipmaker, tra cui principalmente proprio TSMC. Parallelamente a ciò si faceva strada l'ipotesi Qualcomm, che tecnicamente era bannata per via che era un'azienda americana, ma in quel periodo le autorità statunitensi avevano iniziato a
sciogliere un po' questi blocchi. Huawei era tornata a poter commerciare con Intel, con Microsoft, e quindi c'era questa ipotesi. E sulla scia di ciò si vociferava che Huawei avrebbe potuto intraprendere una linea simile a quella di Samsung, quindi suddividendo, come Samsung fa, tra Exynos e Snapdragon la produzione, quindi relegando i chipset Kirin ai modelli Huawei per la Cina e utilizzando quelli Snapdragon per il continente europeo, comunque per l'Occidente. Tuttavia, ecco che arriva un'altra piccola batosta, se così vogliamo dire, perché le autorità statunitensi hanno sì alleggerito il ban, ma hanno fatto sì che Qualcomm potesse vendere a Huawei soltanto chipset 4G e quindi niente da fare. Ma tra queste ipotesi c'è anche quella che Huawei sotto sotto in realtà sarebbe riuscita a mettersi da parte un sufficiente numero di Kirin 9000 da poter essere così utilizzati anche l'anno dopo, ovvero questo 2021, su Huawei P50, anche in virtù, per modo di dire, delle vendite non poi così entusiasmanti in termini numerici di Mate 40 e Mate X2, i quali entrambi sono guidati appunto dal Kirin 9000. Insomma, la coperta è corta e quindi nel 2021 quelli della serie P50 potrebbero essere gli unici top di gamma Huawei, con la serie Mate 50 che sarebbe così rimandata forse ad inizio 2022. Questo perché venderlo nel 2021, nello stesso anno di P50, non sarebbe sostenibile, sia perché appunto di Kirin 9000 non ce ne sono poi così tanti. Bisognerà vedere poi effettivamente su Mate 50 quali Kirin ci saranno, di nuovi 9000, un nuovo modello, ma prodotto da chi? Quindi insomma le domande sono molteplici e Huawei quindi preferirebbe focalizzare tutta l'attenzione della fascia premium proprio sulla serie P50. Ma non solo, perché per la prima volta dopo tanti anni, e questo sarebbe un cambiamento non di poco conto, Huawei P50 Lite non si dovrebbe fare. Il suo posto sarebbe così preso dal modello base Huawei P50, anche simboleggiato dal fatto che quest'ultimo dovrebbe essere guidato dal Kirin 9000 e una versione depotenziata rispetto al Kirin 9000, che sarebbe quindi esclusivo del Pro e del Pro Plus. Se si parla di date, molti si sono chiesti che fine abbia fatto Huawei P50. D'altronde è da Huawei P8, che quindi, se non sbaglio, dal 2015 che Huawei è solita presentare i suoi top di gamma a marzo o ad aprile. Inoltre bisogna anche considerare che in questo 2021, alla luce di quanto accaduto purtroppo nel 2020, un po' tutti i produttori hanno cercato di riaccendere il mercato presentando i rispettivi top di gamma anche un mese prima. Ed i primi rumor infatti parlavano proprio di marzo 2021 come periodo utile. Tuttavia, più è passato il tempo e più si è fatta concreta la teoria secondo cui Huawei, per un motivo o per l'altro, avrebbe deciso di far slittare il tutto. Quindi da marzo siamo passati ad aprile, da aprile a maggio. Adesso siamo a maggio, di P50 nemmeno l'ombra, e è sempre più concreta l'ipotesi secondo cui in realtà il mese utile di lancio sarebbe quello di giugno. Aggiungiamoci a ciò, oltretutto, che la produzione di P50 Pro Plus avrebbe dato problemi a Huawei e quindi questo modello potrebbe arrivare addirittura dopo giugno. Ma qui arriva il vero tasto dolente, perché per la prima volta, l'ho già ripetuto diverse volte, ma in questo caso lo sottolineo, per la prima volta la serie P di Huawei potrebbe non arrivare in Europa. È ancora un'ipotesi, certo, non abbiamo alcuna conferma ovviamente, però insomma non mi sembra una cosa così implausibile. D'altronde parliamoci chiaro, chi di voi spenderebbe effettivamente 1000+ euro per uno smartphone di un'azienda che versa in queste condizioni? Anche perché, e qua mi riallaccio al discorso del ban di Google, con Huawei P50 dovrebbe finalmente arrivare il debutto del tanto chiacchierato Harmony OS, il sistema operativo proprietario a cui Huawei sta già lavorando da tempo, un sistema operativo proprietario che inizialmente sembrava dovesse porsi come unica vera alternativa dopo anni di duopolio fra Android ed iOS, ma che più passa il tempo e più compaiono in rete video e test dimostrativi e più appare come in realtà un ennesimo fork di Android, insomma una sorta di nuova versione della MIUI. Basti pensare che su Harmony S è anche possibile installare proprio i servizi Google, Play Store compreso. Ok, adesso che abbiamo un quadro più chiaro della situazione, ecco come dovrebbero essere i nuovi Huawei P50.
Per il modello base sarebbe adottato un nuovo modulo fotografico, più tondeggiante ed ispirato alla serie Nova 8, mentre i modelli Pro e Pro Plus manterrebbero un modulo rettangolare anche per poter ospitare sensori più avanzati. Ci sono ancora dubbi sulle dimensioni, ma si parla di 6,3 pollici per P50 e 6,6 o 6,78 pollici per i modelli Pro, in ogni caso a 120 Hz. Schermo piatto per P50. Curvo per i Pro, ma su tutti i modelli è previsto un design punch hole, questa volta centrale e con foro singolo. In termini di batteria, sul Pro è prevista una 4300 mAh con ricarica a 66W, wireless a 50, però parliamoci chiaro, tutti aspettano le novità del comparto fotografico, visto a quanto ci ha abituato Huawei in questi anni, però è molto possibile che il ban USA metta dei freni a questa evoluzione fotografica e quindi che in realtà Huawei P50 porti con sé delle novità non poi così eclatanti. Avete presente la fotocamera principale di Xiaomi Mi 11 Ultra, quel Samsung GN2 da quasi un pollice? Bene, proprio per P50 si ipotizzava che per la prima volta su uno smartphone Huawei avrebbe potuto sfoggiare il primo sensore da un pollice. Peccato però che questi limiti produttivi dettati da queste difficoltà anche economiche a questo punto abbiano posto un freno a questa ipotesi e che quindi in realtà su P50 dovremmo trovare un sensore non così evoluto. E quindi Huawei P50 Pro dovrebbe utilizzare il nuovo Sony IMX707Y con matrice RYYB da 0,84 pollici, la stessa dimensione poi di quello visto su P40 e Mate 40. La vera novità hardware la troveremo per il grandangolare, che sarebbe un OmniVision da 64 megapixel, un ampio sensore da 0,74 pollici con lenti freeform, le stesse che abbiamo visto su Oppo Find X3 e OnePlus 9, quindi in grado di eliminare quelle distorsioni geometriche e cromatiche tipiche dei grandangoli. Per il teleobiettivo non sono attese rivoluzioni. Sul Pro ci sarebbe un periscopiale con zoom ottico da 5x e sul Pro Plus una coppia di teleobiettivi con zoom ottico da 3x e 10x. Infine sul Pro Plus sarebbe anche atteso un quinto sensore, forse lo stesso che funge da termometro visto su Mate 40 Porsche Design. Per il modello base, quindi Huawei P50, il principale rimarrebbe lo stesso, mentre il sensore grandangolare sarebbe il Sony IMX600, quello che abbiamo visto utilizzato come fotocamera principale, se vi ricordate, su Mate 30 Pro e P20 Pro, mentre il teleobiettivo sarebbe un OmniVision classico, quindi con zoom ottico 2x. Quindi questa è la situazione per Huawei P50, però viste tutte quante le vicissitudini vi invito vivamente a continuare a seguirci, perché da qui a giugno potrebbe cambiare ulteriormente qualcosa. Quindi vi ringrazio e noi ci rivediamo ad un prossimo video.